Siamo al convegno conclusivo di questa 3 giorni intensa che abbiamo voluto realizzare e regalare alla città di Catanzaro. Credo che sia andata bene, nel senso che abbiamo fatto diversi dibattiti, diversi convegni, questo è quello più importante, che abbiamo riservato alla fine, proprio perché abbiamo, diciamo, il piacere e l'onore di ospitare Vincenzo Scudiere della segreteria nazionale della CGIL, al quale gli facciamo un applauso di benvenuto per aver onorato la nostra piazza. Per noi è una cosa importantissima perché lavoriamo tanto nel territorio e ogni giorno affrontiamo diversi problemi. Per il gruppo che ha organizzato tutta la festa, avere il segretario organizzativo della CGIL nazionale è davvero una cosa che ci fa onore, ci onora e ci carica di ulteriori responsabilità. Questa sera, dal punto di vista degli spettacoli, abbiamo continuato sulla scia delle altre volte, ci sarà la musica popolare calabrese e l'ospite d'onore Simone Cristicchi, che poi ci saluterà più tardi dal palco. Quindi vi auguro una buona continuazione, una buona serata, grazie agli ospiti che hanno voluto essere qua. Io devo ringraziare il professor Dino Vitale, che conoscete tutti, presidente della Fondazione IMES, si occupa, e poi della più nota, diciamo, se posso permettermi, Gutenberg, per quello che significa dal punto di vista culturale per la nostra provincia e la città di Catanzaro, l'assessore Salerno del comune di Catanzaro, che sostituisce il sindaco Sergio Bramo. La città di Catanzaro ha voluto patrocinare questa festa, abbiamo avuto qualche difficoltà, diciamo, per via dei servizi ad allestire tutta l'area, un richiamo a impegnarci tutti un po' di più perché si possano realizzare eventi del genere con tranquillità, e che sia permesso anche ad associazioni giovanili, a persone che non hanno la capacità organizzativa come abbiamo noi della CGIL di poter realizzare delle cose del genere a Catanzaro. Infine, la nostra amatissima Vandaferro, la conoscete tutti, è già presidente dell'amministrazione provinciale di Catanzaro, è un commissario liquidatore, quindi insomma della presidenza. Io passo la parola a chi modererà il dibattito, cioè al professor Dino Vitale. Vi auguro una buona serata, grazie. Ma intanto un complimento proprio schietto alla CGIL, perché ha occupato in maniera utile, interessante questo spazio, e possiamo già lanciare, come posso dire, una sorta di palla alla nostra Caterina Salerno, che rappresenta il comune di Catanzaro. Questo è uno spazio che può essere sfruttato, che può essere ben arredato, forse conviene. Che può essere sfruttato con intelligenza, ha bisogno naturalmente di servizi, di infrastrutture, perché possa entrare nella disponibilità dell'opinione pubblica catanzarese e possa essere usufruito per iniziative politiche e culturali di vario genere. Ma complimenti soprattutto alla CGIL, perché in una fase in cui il dibattito politico non è poi così ricco, la crisi dei partiti è ben nota, riesce a fare una 3 giorni in cui si discute di problemi cruciali, in particolare del lavoro, che è il tema fondamentale che abbiamo tutti davanti a noi, dai governi del paese alle istituzioni regionali, alle istituzioni locali, alle organizzazioni sindacali e alle associazioni di mestiere, diciamo così. Il mio è un compito, come dire, di sfondo, devo cercare di sollecitare i relatori e quindi non entrerò nel merito diretto delle questioni, ma mi limito a ricordare a tutti voi questioni che ben conoscete, in particolare a, te lo dicevo Vanda, che l'equilibrio è precario. Voglio ricordare a tutti voi alcune questioni di cornice.
Stamattina abbiamo letto sul giornale e ieri abbiamo appreso in televisione che il Presidente del Consiglio torna da Bruxelles con qualche carta ben giocata e con qualche forse significativo risultato. Ricordiamolo, 9 miliardi acquisiti per la disoccupazione in Europa, 1,5 miliardi per la disoccupazione in Italia, spendibile da gennaio. Sono dati rincuoranti, assieme al decreto del fare cosiddetto, ci rammentano che questo governo così precario, così insidiato dalla conflittualità politica, in qualche modo anche condizionato da vicende e da fattori esterni, è un governo che tuttavia persegue un obiettivo con tenacia, con ostinazione, l'obiettivo di aprire spazi significativi perché il lavoro e il lavoro ai giovani diventi una realtà nella misura in cui questo è possibile in un quadro di grande precarietà generale. Naturalmente la partita è impari, i problemi viaggiano a un ritmo accelerato e le capacità di risposta invece sono estremamente lente e i governi mantengono la loro fragilità. Vedete, io voglio ricordare quello che è un dato che tutti conosciamo. Viviamo in un mondo, perché questa è la partita che si gioca e il quadro drammatico che fa da sfondo anche alla discussione di questa sera, un mondo che ha descritto una volta per tutte l'economista americano Stiglitz, non soltanto in voluminosi libri, uno dedicato a questo grande tema della disuguaglianza, ma Stiglitz ha affidato anche le sue riflessioni, le sue opinioni a riviste che hanno una grandissima circolazione di massa. Proprio la rivista Vanity Fair ha ospitato l'intervento di Stiglitz, che ci rammenta come il mondo oggi è drammaticamente polarizzato. L'1% possiede la ricchezza che tutti produciamo e il 99% vive in una condizione di parziale agio, di difficoltà, di grandissima difficoltà, di drammatica disoccupazione. Non per nulla i cosiddetti indignati che hanno sfilato in tante parti del mondo, dall'America alla Spagna, dalla Spagna alla Grecia, e oggi vediamo che entra in campo la gioventù brasiliana persino, e non dimentichiamoci di quello che è accaduto nella fascia del Maghreb. Non per nulla gli indignati entrano in campo agitando questa parola d'ordine. È insopportabile una condizione che vede l'1% spadroneggiare esibendo la ricchezza e il restante 99% in una condizione che va completamente rivisitata, che deve essere governata dalla politica per cambiare questi equilibri e le strozzature che questi equilibri contengono. Naturalmente l'indignazione non basta. Oggi io riguardavo una vecchia pagina di Repubblica di qualche settimana fa, in cui veniva ospitato un articolo del nonagenario Essel. Voi tutti sapete chi è, quel vegliardo intellettuale che ha scritto un pamphlet che ha fatto proprio il giro del pianeta, che porta il titolo di Indignatevi. Ma proprio Essel rammentava in questo articolo che l'indignazione è il punto di partenza, bisogna averla tutta, bisogna gridarla per contrastare un'ingiustizia così palese, ma bisogna accanto all'indignazione avanzare la proposta, costruire, avere il coraggio di proporre riforme, avere il coraggio di far politica. Credo che questo valga anche nel nostro paese. Vedete, un'oretta fa si discuteva in un'altra piazzetta di Lido di un libro sul fenomeno del grillismo, credo che c'entri, tra un po' concludo naturalmente, credo che c'entri con quello che discutiamo questa sera. Che cosa si diceva in quella piazza? Da un lato c'era l'esponente dei grillini che sottolineava come la politica ha bisogno di spallate.
di manifestazioni di indignazione crescenti, perché la politica da scandalo e basta. Dall'altra c'era l'autore di un libro bello, molto analitico sul fenomeno del grillismo, che sottolineava invece la necessità della politica. Senza politica non si va da nessuna parte, i movimenti rimangono sterili e sono destinati all'insuccesso. Non abbiamo bisogno di un cartello di no, abbiamo bisogno di proporre. Allora, io penso che questa potente domanda che sale nel mondo, che sale dai giovani alla ricerca di lavoro, vada raccolta. Va raccolta dai partiti, va raccolta dal sindacato. Il sindacato ha fatto la sua parte. Ha proposto qualche tempo fa, qualche settimana fa, un suo piano del lavoro in un importante seminario nazionale di cui i giornali hanno recato tracce, e mi pare che questa sera abbiamo l'occasione di discutere con il segretario nazionale di tutto questo, che richiamerà sicuramente i temi e le grandi linee di proposta del piano della CGIL. Gli interlocutori locali sono importanti perché le politiche del lavoro possono essere sviluppate se si ha un piano nazionale e se si è capaci di intervenire sul territorio. Guardate, io penso che noi dobbiamo partire da questa consapevolezza, che ci vuole lo sforzo di tutti a ogni livello, anche territoriale, perché il dramma è effettivo e il dramma ha anche aspetti di tragicità. Io voglio ricordarvi che c'è un libro di un sociologo, Gallino, che si chiama La lotta di classe dopo la lotta di classe. Questo sociologo, molto discusso naturalmente nelle sue impostazioni, ci rammenta che oggi la lotta di classe avviene all'incontrario. Non è la lotta di classe, per così dire, di chi non ha nei confronti di chi ha molto, ma è la lotta di classe di chi ha molto nei confronti di quelli che non hanno. Cioè è la lotta di classe di chi tende a concentrare sempre più ricchezza da una parte e tende ad emarginare sempre di più, senza preoccupazione alcuna per il futuro, per gli equilibri sociali del futuro, per le prospettive della società avanzata, industrializzata e non solo. E allora io penso che bisogna ricordare appunto che c'è un grande impoverimento. E noi credo, come calabresi, questo impoverimento lo tocchiamo con mano, lo verifichiamo. Dove leggiamo la lotta di classe all'incontrario, che è lo scenario nel quale ci muoviamo? La leggiamo se guardiamo ai dati dell'istruzione, se guardiamo ai dati della sanità, se guardiamo al dato drammatico dei suicidi, chi si ammazza. Cominciamo con l'istruzione, velocemente: 60.000 iscritti in meno all'università. E se guardiamo facoltà come medicina, entrano e si laureano, diventano medici i figli di medici o i parenti di medici. Allora, meno iscritti, soprattutto provenienti dai ceti popolari, e formidabile corporativizzazione e chiusure, strettoie corporative. Una società che da questo punto di vista naturalmente tende a impoverirsi fortemente. E la sanità, assistenza sanitaria, non voglio dire in termini pauperistici nei confronti di chi non ha, e assistenza sanitaria privilegiata presso strutture private per chi ha e per chi ha molto da spendere. E i suicidi, Gallino ricorda in questo libro, il dato mi ha impressionato, un rapporto del 2011 dell'EURES, questa organizzazione di ricerca europea, dove sostanzialmente si rammenta che i suicidi dal 2007, perdonatemi, questi dati penso che sono importanti, che ci invitano alla riflessione, al 2009 i suicidi di chi non ha lavoro, non i suicidi in generale, sono aumentati dal 2007 al 2008 del 32% e dal 2007 al 2009 del 67%. Si tratta di suicidi che avvengono per ragioni economiche, suicidi di ex operai del nord-est che sono diventati piccoli imprenditori e hanno visto distrutta la loro attività, suicidi di giovani senza lavoro, suicidi di mamme disperate, suicidi di padri che perdono il loro lavoro e così via.
è una vastissima vanda, non serve più, non ti preoccupare, foglie al vento che possono al vento ritornare, ti ringrazio, sei sempre carissimo. Allora, è chiaro che questi dati che ho voluto rammentare servono a dare il senso della drammaticità del problema che tutti voi conoscete. La nostra parte noi dobbiamo farla anche in Calabria. E io penso che bisogna muoversi su vari terreni. È sufficiente la battaglia politica e sindacale? È sufficiente quello che fa il sindacato? Io penso di no. Sia i partiti sia i sindacati sono chiamati non soltanto a una grande riflessione strategica, ma ad aprire un nuovo campo di attività. Guardate, sto davvero per concludere. Leggevo l'altro giorno su un giornale che nell'Oltrepò Pavese e in terra di Franciacorta, perdonatemi se vi sciorino questi fatti della cronaca così in modo disordinato, ma giusto per dare il senso di quel che sta avvenendo, e in terra di Franciacorta, dove si produce un ottimo vino, uno straordinario spumante, giovani italiani, non più rumeni, non più congolesi, non più nere del Maghreb, tornano all'agricoltura a fare il lavoro della raccolta dell'uva e della spremitura, trovando nell'agricoltura una, in questo settore naturalmente, per l'esempio che sto facendo, una possibilità di impiego e una possibilità di guadagno anche stagionale. E quanto lavoro danno a laureati, a diplomati, settori come quello del turismo in alcune realtà dove tutto questo si sviluppa bene, e dell'enogastronomia. E quanto lavoro riesce a dare il settore della cultura, laddove i beni culturali funzionano, anche se sappiamo che c'è una grandissima crisi. Io ho partecipato l'altro pomeriggio con il ministro Brai a una riunione a Roma su un piano nazionale per la promozione della lettura, e il ministro lamentava la scarsità di fondi, ma sottolineava la necessità che il governo sviluppi una grande e straordinaria strategia, perché i beni culturali possono essere un'industria per il nostro paese, un'industria in grado di dar lavoro ed occupazione. E non può avvenire quello che è avvenuto in questi giorni al Colosseo, il Colosseo chiuso perché ci sono rivendicazioni salariali inevase. Non soltanto non si dà nuovo lavoro per, come dire, l'assistenza a strutture culturali, a beni che sono ancora i più visitati al mondo, ma si lesina anche il salario ai lavoratori occupati. Evidentemente è una materia su cui riflettere e su cui ragionare in termini di un piano di investimenti, ma io sono convinto che queste sono le possibilità che noi abbiamo e i settori su cui davvero investire. E sulla Calabria io penso, lo voglio ricordare proprio al segretario nazionale della CGIL, perché noi dobbiamo sfruttare tutti i VAC e tutte le possibilità, dobbiamo sfruttare i fondi strutturali. La Calabria, caro segretario, è la regione che non riesce a spendere i denari dell'Europa, sono conservati non si capisce in quali forzieri, non sono chiare fino in fondo le ragioni per le quali c'è questa incapacità di spesa. Non voglio fare ipotesi questa sera, ma la Calabria è la regione che non spende. Per dirne una, noi abbiamo una quantità enorme di scuole, una percentuale elevatissima, che hanno bisogno di interventi strutturali, di interventi per la sicurezza. Ci sono fondi ad hoc sistemati grazie ai quali si potrebbero aprire cantieri e cantieri e cantieri. I fondi per i nuovi ospedali da costruire in Calabria possono garantire lavoro. Allora come fare per accelerare il varo di tutto questo, per accelerare la cantierizzazione, per accelerare la progettazione e poi la cantierizzazione? Io credo che il sindacato è chiamato anche naturalmente a ragionare, a muoversi su un piano calabrese del lavoro a ridosso del piano nazionale, ma anche a ragionare su questi elementi estremamente concreti. E quindi, diciamo, la riunione di questa sera io penso che deve servire a maturare un discorso fatto di cose, un discorso fatto di prossimi obiettivi, perché credo che questa debba essere l'anima e il punto di forza
di un sindacato. Il dibattito di questa sera sicuramente ci aprirà orizzonti, ci darà indicazioni su quello che può accadere, su quello che diversi interlocutori al tavolo hanno in mente, perché tutti sono chiamati a operare perché questa frontiera del lavoro sia la frontiera cruciale sulla quale la politica e il sindacato dovranno muoversi. Vedremo che cosa hanno da dirci e darei la parola a questo punto subito alla nostra Caterina Salerno, assessore ai servizi sociali. Sì, grazie. Intanto ringrazio di questo invito, porto il saluto del sindaco che aveva un altro impegno, aveva avvertito. Devo dire che il tema è molto interessante, molto complicato, molto complesso. Diciamo che noi a Catanzaro oggi come amministratori, e io dico io personalmente come amministratore, peraltro con una delega anche molto particolare perché io mi occupo di politiche sociali, vivo con molta angoscia e con altrettanto responsabilità l'essere un amministratore di un territorio anche così difficile in questo momento in cui ad una congiuntura nazionale, ma non solo nazionale, ormai che riguarda tutto il mondo occidentale, si aggiunge anche una condizione di grande depressione nella nostra città e nel nostro territorio. Io purtroppo mi trovo a confrontarmi tutti i giorni con quella che è la povertà, è una povertà che probabilmente dall'esterno appare, ma non tanto nella gravità in cui invece oggettivamente è. E Catanzaro è una città dove si stanno aprendo, ad opera del volontariato, mense per i poveri. Catanzaro è una città dove in molti quartieri si vivono condizioni di disagio grossissimo. Però il problema è un tema sul quale Dino molto acutamente ci sollecitava, è un tema che credo debba anche uscire un po' da quelle che sono le nostre, il nostro piccolo o grande osservatorio, e valutiamo il discorso della Calabria. La Calabria sicuramente nei settori che Dino ha indicato potrebbe avere grandi possibilità di sviluppo. Io ricordo anni fa, quando sono stata assessore provinciale ai beni culturali, in quel periodo si era in un altro programma operativo regionale, dicevo che se si fosse con il coraggio di investire fortemente sul nostro territorio, sui beni culturali, i fondi strutturali, probabilmente si sarebbe potuta creare una piccola rivoluzione. Investire nell'agricoltura oggi, ecco, al nord sappiamo quanto ritornino a quelli che erano dei mestieri che per anni sono stati considerati un po' dei mestieri di serie B, anche tante persone che hanno acquisito delle professionalità, e sicuramente la Calabria potrebbe essere un territorio di agricoltura non di quantità, ma sicuramente agricoltura di qualità, di prodotti con un certo appeal. Poi
poi vediamo quanto invece poi sia difficile non solo spendere i soldi che arrivano dalla comunità europea, ma quanto poi sia difficile fare impresa con i fondi europei, perché comunque noi ci troviamo a confrontarci con tutta una macchinosità che non è facile da sbrogliare. È paradossale, ma io credo che una riflessione agli alti livelli della politica andrebbe fatta, ma è paradossale, ma affermare che è più difficile spendere proprio dove c'è maggiore povertà, perché anche a livello di imprenditoria privata, di piccola imprenditoria nei settori del turismo, dell'agricoltura o in quanto altro, riuscire ad avere accesso ai fondi strutturali è molto complicato, perché servono beni propri, servono finanziamenti propri, perché riuscire ad avere accesso vuol dire avere quantomeno un 50% di capitale da investire in proprio. E allora entriamo nel circuito del credito bancario, per esempio, quanto oggi sia difficile per chi non ha fare, perché è facile dire si fa una nuova imprenditoria, ma chi non ha garanzie da dare, ma addirittura oggi chi ha garanzie da dare non riesce ad avere accesso al credito bancario, figurarsi chi non ha garanzie da dare. Con quanta difficoltà ha accesso al credito e come con tanta difficoltà può poi utilizzare fondi che arrivino dall'Europa. Il discorso è complesso e andrebbe analizzato con, diciamo, e anche andrebbero trovate delle soluzioni che tengano conto anche delle condizioni locali, a mio modo di vedere. Bene, Caterina ci ha parlato delle difficoltà, vediamo quali sono le difficoltà dall'osservatore della provincia. Buonasera a tutti, intanto un grazie particolare alla CGIL per questa bellissima opportunità e anche questo modo di scendere in piazza, di contaminare, devo dire, in modo intelligente, quindi con quel mix che ovviamente ha visto una tregea o giorni di dibattiti, di riflessioni, e non guasta mai anche di buona musica e di cultura. Beh, sicuramente lo ha detto di Nuova Italia nell'introduzione, un momento di grandi difficoltà per i partiti, per la politica e mi sento di dire anche per il sindacato stesso, che poi diventa un po' la casa madre dove i tanti problemi di una crisi e della disoccupazione in qualche modo ci fanno riflettere sempre di più. Beh, io credo intanto che forse si è sottovalutata nel tempo, e questo è lo specchio ovviamente che riguarda il paese Italia, che ancora di più ha ricaduta in una regione di per sé fragile dal punto di vista del sistema e del tessuto sociale e socio-economico, e forse nell'aver sottovalutato questa crisi anche dal punto di vista culturale e sociale, di averla vissuta secondo me troppo spesso, soprattutto da parte della politica, senza umiltà e con grande arroganza. E oltretutto secondo me forse bastava pensare, insomma, già qualche anno fa dicevamo che le famiglie non arrivavano alla terza settimana del mese, bastava pensare un po' alla canzone di Lucio Battisti, dei corsi e dei ricorsi, quasi come se ci fossimo abituati storicamente come popolo ad affrontare le crisi per poi in qualche modo superarle e vedere la risalita. Oggi devo dire è molto allarmante, perché lo ha detto proprio in modo egregio, e saluto ovviamente la presenza dell'amica Caterina Salerno, devo dire per me è un privilegio anche essere qui con Vincenzo Scudiere, salutando ovviamente i tanti dirigenti della CGIL, l'ha detto Dino, i suicidi, quel tessuto che vede in qualche modo, sì è vero oggi il Presidente del Consiglio è arrivato con una buona notizia, ma noi ci chiediamo se c'è qualche possibilità ancora in campo, magari seppur lontana, per i giovani. Io penso ai padri di famiglia over 40 che sono automaticamente esclusi fuori da qualunque possibilità e da qualunque
messa in campo di poter trovare la risalita. E allora un tessuto che sicuramente in Calabria ha visto i fondi comunitari, ex regione obiettivo 1, oggi regione di convergenza, con una mancata spesa, con una mancata progettualità, ma forse questo a monte è proprio colpa della politica tutta, di quella politica che non riesce mai a delegare. Io penso per esempio che il sistema regione, e lo penso non perché oggi sono qui a difendere l'ente che rappresento, che ancora non è in liquidazione ma che tutti pare siano contenti che venga al più presto fatto, quando veramente la regione Calabria, che di per sé è una macchina elefantiaca dove tutti quanti comprendiamo i meccanismi non soltanto della burocrazia e delle norme, per esempio perché diceva Caterina sull'utilizzo dei fondi comunitari, ma se dovrebbe, io ricordo bene che la legge 34 del 2002 altro non diceva, la regione deve programmare e mettere in campo tutto ciò che invece riguarda la sanità. Oggi noi ci troviamo ancora a distanza di tanti anni con una regione che non soltanto ha difficoltà a programmare quanto ha difficoltà a gestire l'eventuale programmazione. Questo lo dico perché l'onestà intellettuale, saluto il segretario Gravano, che vedo con grande piacere, credo che ci vorrebbe un attimino la capacità di delegare anche, non soltanto ovviamente le province e i comuni, ma di delegare quei soggetti che probabilmente potrebbero mettere in campo idee che diventino azione e che possono portare un indotto. Non si può pensare che si risolve la crisi aumentando la pressione fiscale, non si può assolutamente pensare che si risolve la crisi con questa parola spending review, con tagli lineari. Sono d'accordo, la politica troppo spesso ha utilizzato il superfluo, non ha saputo dare un grande esempio, però non possiamo immaginare che ancora a distanza, generalmente i bilanci si approvavano negli enti locali a dicembre, siamo a giugno, adesso si pensa alla proroga a settembre, ancora il Ministero dell'Interno non trasferisce fondi di perequazione, questo significa non pagare le imprese, questo non significa in qualche modo, in una regione dove la prima industria, mi dispiace definirla così, è la sanità e la seconda per esempio il comparto delle imprese e dei lavori pubblici, dove ovviamente non facendo lavori, non potendo in qualche modo, si crea proprio secondo me un vuoto, sempre una voragine sempre più grande e sempre più preoccupante. Allora la politica dovrebbe ascoltare, probabilmente si è parlato proprio di quell'incontro romano della CGIL che ha messo in campo tante idee, tante iniziative, ma anche con la consapevolezza che questo momento di crisi si può superare solo ed esclusivamente se si rema tutti nella stessa direzione. E l'unica rivoluzione secondo me è proprio il lavoro che in qualche modo non deve essere visto come un privilegio, ma che deve essere anche vissuta come parte attiva, ovviamente non mi riferisco più al lavoro pubblico perché ormai è un miraggio, ma deve essere vista come parte integrante in qualche modo per poter contribuire al cambio. Tu hai accennato ad un incontro al quale io non ho partecipato, ovviamente fenomeni importanti, ci dovremmo chiedere questa crisi che peso ha avuto arrivare alla moneta unica, che peso ha avuto per esempio la crescita di tanti paesi emergenti che in qualche modo stanno dimostrando grandi capacità. E pensare che il paese Italia alla fine fa parte di quei paesi dell'elite, se così dobbiamo chiamarli, perché siamo nel G8, un paese che ha sempre messo in campo tante risorse per dare solidarietà per le tante missioni di pace, ma oggi forse un paese, e nel paese ovviamente Italia c'è la Calabria, che forse non riesce neanche più a dare solidarietà a se stesso. Devo dire, io non sono una che vive di pessimismo, non ho mai amato l'idea del brutto anatroccolo, quasi come coloro che non hanno, però è un fatto di realismo, guardare le cose con grande chiarezza e anche di sconforto. Qualunque governo esso sia che si sussegue, dall'idea quasi della incapacità ad affrontare questi temi. Sul grillismo io qualcosa ce l'avrei da dire, rispettando e avendo l'umiltà di comprendere che se dei fenomeni nascono sicuramente da qualche parte sono scaturiti, però siccome parto dal presupposto che è giusta la protesta quanto la proposta, che in qualche modo la politica, come è sempre avvenuto forse negli anni passati, devo dire con maggiore competenze e con maggiore qualità culturale, ha bisogno anche di sostanza, e allora bisogna anche stare attenti a quel fenomeno che troppo spesso mette, generalizza
tutto sullo stesso piano. Io credo che ci sia della politica sana, che ci sia della politica fatta di persone per bene, come in tutte le cose ci sono ovviamente le persone più o meno serie. E beh, è indignato, se non... Sant'Agostino diceva che la speranza ha due figli, no? Il coraggio e la speranza. Il coraggio per denunciare le cose che non vanno, la speranza per denunciare le cose che non vanno e il coraggio per cambiarle. Io oggi ho questa sensazione invece che in un momento di grande confusione, dove secondo me neanche i grillini, per quello che avevano messo in campo, avevano detto che avrebbero fatto oggi, possono dire siamo tutti in un certo modo. Purtroppo le comunità umane sono variegate, Dino. Io credo che forse ridando anche rispettabilità alla politica, facendo sicuramente una cernita della classe dirigente, forse qualche passo in avanti lo faremo. In Calabria io credo che ci siano tante chance da potersi giocare, chance che vedono ovviamente la parte infrastrutturale, la sanità, una sanità non fatta di privilegi e soprattutto una sanità che smetta di essere fonte di consenso elettorale, ma che sia solo ed esclusivamente fonte di erogazione di salute per i cittadini, che ci sia ovviamente una sanità che guarda chi non ha la possibilità troppo spesso magari di andare nei centri privati, di una sanità che sia a dimensione d'uomo, ma nello stesso tempo dobbiamo anche guardare e sollecitare tutti quegli indotti che possono sicuramente essere indotti di crescita dalla gastronomia, tu dicevi all'agricoltura, ovviamente in chiave da terzo millennio. Io faccio un esempio, noi abbiamo presentato dei pisle che secondo me rappresentano in Calabria forse le vere eccellenze, e vado veramente velocissimamente, per una partita di 60 milioni di euro per la provincia di Catanzaro, e abbiamo pensato a tutto ciò che in qualche modo un domani potesse generare indotto lavorativo. Faccio un esempio su tutto, quello della vecchia cartiera di Condoleo tra Botticello e Belcastro, che dovrebbe diventare in qualche modo la sede per la produzione di mangimi biologici, per poter in qualche modo concorrere a questa sfida del terzo millennio sull'ambiente, e quindi poter in qualche modo utilizzare tutto ciò che spesso viene buttato, penso alla lana nicastrese per produrre il cashmere nero, piuttosto che gli oli esausti per fare i pannelli isolanti. Allora, se mettiamo in campo idee, azioni, ma soprattutto progetti fatti da persone che non debbano essere legate dalla stessa tessera di partito, e qua mi rivolgo alla politica certamente, non al sindacato, ma alla qualità professionale, a quello che sanno mettere in campo come progettualità, e allora ci può essere questa vera rivoluzione. Io, pensando a questo incontro proprio questa sera, ringrazio perché è una cosa che ho avuto modo di parlarne con Tonino Mediti, con Bruno, con non tanti amici della CGL. Ho seguito tempo fa la Camusso in occasione di una bella trasmissione dell'Infedele, dove per esempio credo che sia l'unico sindacato che ad oggi, sinceramente, a questo punto di vista, per la mia piccola esperienza da presidente della provincia e oggi da commissario e mestre ordinario, che ritengo un'azione infame rispetto ad un atto di democrazia dove devono essere i cittadini e non una nomina dall'alto a consentire di governare ancora, quando tanti sono stati state le persone che sono scese in campo e come me sono state elette dal popolo. E parlando proprio dei lavori pubblici, che è un problema molto serio, perché noi abbiamo cantieri dove iniziamo, pur essendo un ente che paga entro i 30 giorni, avere difficoltà a pagare le imprese, che a loro volta hanno difficoltà a pagare le maestranze, che a loro volta stanno mandando in cassa integrazione o mobilità i dipendenti. Per esempio, l'idea che basterebbe una piccolissima norma a livello comunitario piuttosto che a livello nazionale per evitare lo schifo del massimo ribasso sui lavori pubblici, che significa impossibilità delle imprese di fare i lavori per come dovrebbero essere, che significano contenziosi infiniti, che significa lavoro nero per quando c'è, adesso non c'è forse neanche più il lavoro nero. E allora chiudo perché ho preso troppo tempo, e mi auguro ovviamente che si possa in qualche modo, da questa grande crisi, da questo momento di grandi difficoltà che colpisce tutti e che quotidianamente riscontriamo, il Banco Alimentari negli anni pregressi nella città di Catanzaro piuttosto che nella provincia riusciva a tirare per un anno, oggi il Banco Alimentare riesce a erogare per massimo 5 mesi, la Caritas è in continuo affanno. E allora
tutti quanti dobbiamo porci questo problema, perché probabilmente se non si arresta e non si trova il modo per risalire la china, io credo che alla fine qualche brutto episodio ci sarà proprio dal, come ribellione sociale. E pensavo, sono andata a rileggere, proprio per, era un modo mio per ringraziare questo sindacato per avermi invitato a questa festa provinciale, ad una frase che io vi leggo, che è una frase di Steve Jobs, cofondatore di Apple, che poi è morto appena 2 anni fa e che secondo me rappresenta proprio la storia recente di quello che può essere il genio e la fantasia, no? Non c'è genio senza fantasia. E mi rifaccio ovviamente alla tematica del lavoro, che è quella che sta a voi come sindacato, ma a tutti quanti molto a cuore. Dice: l'unico modo di fare un ottimo lavoro è quello di amare quello che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per te, continua a cercare, non fermarti, come capita per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato non appena ce l'avrai davanti, e come le grandi storie d'amore diventerà sempre meglio col passare degli anni, quindi continua a cercare finché non lo troverà, sia affamato, sia folle. Io mi auguro che questa fame, questa follia possa dare speranza a tanti giovani, ma anche a quei meno giovani che sono rimasti fuori da questo circuito. Grazie. Mandaferro ha preso tempo, ma l'ha utilizzata assai bene. Mi piace molto anche questa conclusione. Vorrei dire che ha toccato sicuramente tasti dolenti, ma ha dato anche indicazioni importanti, positive, come nel suo spirito e come nella sua mentalità. Io un passaggio in particolare penso di dover condividere, il passaggio che fa riferimento ai movimenti di protesta, in particolare ai grillini. È chiaro che non possiamo accettare la carica distruttiva e l'idea che bisogna spazzar via tutti, che tutti sono uguali. Ma è altrettanto chiaro che se hanno occupato uno spazio così preponderante vuol dire che qualcuno l'ha lasciato. Quindi politica e sindacato questo spazio devono riprenderselo tutto intero. E a questo punto penso che sia giusto lasciare la parola al segretario nazionale. Grazie. Ovviamente io ringrazio e voglio ringraziare il nostro gruppo dirigente di Catanzaro che non solo ha organizzato questa festa, ma come tutti sapete fare queste cose fatica, non è semplicemente quello che appare, c'è un lungo lavoro che si fa in precedenza e poi se si è in grado anche diciamo di seminare si riesce a dare continuità a scelte di questo tipo, che sono sempre un modo importante democratico di mettere la nostra organizzazione in relazione diretta non solo con i nostri interlocutori diciamo tradizionali, ma anche con le popolazioni, con la gente con cui spesso vogliamo misurarci, e gente che spesso ha un'opinione completamente diversa da quella che si fa poi quando ci conosce e ci ascolta. Io parto da questa provocazione: fino a qualche tempo fa il sindacato era una delle cause delle rovine del nostro paese. Più la crisi avanza, più ci rendiamo conto che le persone la cambiano questa opinione, perché si rendono conto che del sindacato c'è bisogno non tanto per una ragione diciamo affettiva o fideistica, ma c'è bisogno perché è rimasta l'unico baluardo che riesce ancora a dare speranza, perché mantiene ferma l'origine della sua esistenza, che è la volontà di stare insieme, perché insieme si riesce a fare meglio che da soli. Si riesce a fare meglio che da soli perché si è in grado anche di aggredire i problemi per come sono e non per come si immaginano o per come si volesse, cioè si immagina di poterli risolvere. La drammaticità della crisi ci mette di fronte a dei problemi che ci impongono di dare risposte spesso anche molto molto crude e non risposte che sono figlie delle idee che ciascuno di noi ha nella sua testa, spesso sono risposte che devono fare i conti con la realtà. Io voglio partire da questo perché ovviamente le cose che si devono dire in un dibattito
se non tengono conto del contesto, spesso diventano o eccessivamente ideologiche o diventano, come dire, questioni non collegate alla realtà, e spesso si pensa che si ragiona, diciamo, di sistemi che sono al di sopra della portata delle persone. Noi siamo in una crisi che drammaticamente sempre di più ci mette di fronte al fatto che o l'Italia prende il toro per le corna, come diciamo si sta tentando di fare anche dalle prime cose, oppure l'Italia diventa il fanalino di coda del sistema europeo. E diventare il fanalino di coda del sistema europeo vuol dire, dal punto di vista del lavoro e dei lavoratori, che diventiamo un paese che servirà solo per il lavoro povero che riuscirà a produrre. Il lavoro povero vuol dire meno diritti, il lavoro povero vuol dire meno salari, meno retribuzioni. Il lavoro povero vuol dire un salario orario garantito per tutti, che spesso viene confuso col minimo, non il minimo contrattuale, ma salario minimo, che è al di sotto dei 5 euro all'ora. Noi questo rischio ce l'abbiamo tutti i giorni presente, perché o l'Italia riesce, pur stando nel G8, ad essere un paese che sceglie finalmente e l'industria come fattore portante della sua economia, e nell'industria la qualità delle produzioni e quindi l'innovazione come sistema per essere competitivi, oppure noi facciamo esattamente l'altra cosa. Diventiamo un paese fanalino di coda in cui l'impoverimento generale sarà, diciamo, all'ordine del giorno. Ovviamente chiedo scusa per lo schematismo, ma questo mi serve per spiegare perché a un certo punto noi abbiamo deciso, a differenza di altri, di non galleggiare nella crisi, perché nella crisi si può anche galleggiare quando si è organismi, forze che rappresentano, si spera più o meno che passi la nottata e poi invece si cerca di stare, insomma, dietro i processi. La tradizione della nostra organizzazione è sempre stata quella di cercare di indirizzare, di governare i processi, perché se tu li indirizzi e li governi sei in grado anche di dare un ruolo alle persone che vuoi rappresentare, che il più delle volte, sempre devo dire, sono quelle che stanno peggio. Ma se tu invece galleggi e aspetti che passa la nottata, alla fine dovrai solo subire l'entità di quei processi, e nel subire l'entità dei processi, come sindacato, rischi di essere sostanzialmente subalterno al nuovo sistema che si determina. Noi abbiamo scelto di aggredire le questioni, e da qui che è nata l'idea del piano del lavoro. Non per un fatto propagandistico, ma per assumerci una responsabilità, cosa che pochi hanno capito, e l'assunzione di responsabilità sta nel fatto che proprio nel momento più acuto della crisi si indicano alcune direttrici su cui il Paese dovrebbe misurarsi per riuscire a stare dentro, diciamo, quella ottica di fuoriuscita dalla crisi come un Paese che sceglie la qualità. Perché la qualità del sistema economico può determinare anche una qualità della vita sociale. Cioè, più sei in grado di produrre un sistema economico all'altezza dei nuovi problemi che la globalizzazione ci imporrà, più sarai in grado di garantire una qualità sociale migliore. E quindi se ti occupi del sistema sei anche in grado di occuparti della condizione sociale delle persone. E dentro questa scelta, che poi ci sono, diciamo, le priorità, cioè la questione che noi stiamo andando avanti sostanzialmente da 20 anni con periodi altalenanti in cui, quando è arrivata la crisi, la si è negata, abbiamo avuto un lungo periodo in cui si è fatto finta che la crisi non c'era,
prima della crisi abbiamo avuto un sistema economico in cui molte imprese si sono illuse che con l'arricchimento a breve avrebbero risolto prima i propri problemi e poi i problemi di tutti. Si parla poco degli ultimi tempi, delle grandi illusioni che ci sono state, ma prima o poi qualcuno dovrà dire chi ha sbagliato, perché ve lo ricordate il turbocapitalismo? Quando ci venivano a spiegare che sarebbe bastata quella formula per riuscire con l'accelerazione della produttività, con la riduzione dei diritti, a fare in modo che quella parte del mondo che stava peggio degli altri, grazie a quello poteva anche migliorare la sua condizione. Beh, nessuno ne parla più, a partire da quello che tutte le sere ce la raccontava in televisione, e non ce la racconta più e non fa autocritica, perché pensano che si può tornare ancora lì. Questo è il dramma. Cioè, i neoliberisti pensano che passata la nottata si ritorna come prima. Il dramma è che come prima non potranno tornarci più neanche loro. Non solo potremmo tornare a quello che avevamo tutti noi prima, ma neanche loro, che pur nella crisi si sono arricchiti, torneranno come prima. E quindi la questione è che se non usciamo dalla crisi così come eravamo prima, dobbiamo porci il problema di come vogliamo uscirne. Quindi non c'è più una questione che riguarda una formula attraverso il quale è il mercato che determina le scelte e determina anche le potenzialità. Il mercato, se non è governato con delle regole, come si è dimostrato, non risolve i problemi. E in questo anche il lavoro, cioè il meccanismo attraverso il quale si determina un rapporto delle persone con il lavoro, non è risolutivo attraverso i sistemi di flessibilità del lavoro. Da questo punto di vista, guardate che vale più quello che ha scelto il governo attuale rispetto all'incentivo per il lavoro a tempo determinato, quindi per il lavoro stabile, delle tante chiacchiere che sono state fatte nel corso degli anni. Piuttosto il problema è capire se le risorse sono sufficienti, ma certo il punto oggi è se le imprese cominciano a utilizzare quel sistema. E tornando alla Calabria, sarebbe più interessante sapere se il presidente della vostra regione convoca le principali imprese per sapere quanta occupazione stabile sono in grado di costruire utilizzando gli incentivi che sono stati appena decisi, piuttosto che fare tutte le chiacchiere che si fanno attorno alle prospettive, le grandi questioni del territorio. Io ne sento sempre tante quando arrivo nel Mezzogiorno. Ma ce ne fosse uno che si mette lì con gli imprenditori e gli chiede quanti investimenti vogliono fare e come intendono utilizzare gli incentivi attuali, ma anche gli incentivi europei che non sono spesi. Perché ci sono le possibilità. Il problema è che nessuno vuole assumersi una responsabilità di aggredire il problema, indicare una soluzione e misurarne la sua fattibilità. Quindi è possibile trovare qualche soluzione. È evidente che se tutti noi ci arrendiamo al fatto che la crisi è globale, finché non passa siamo fermi, è evidente che noi, ripeto, stiamo in un quadro che è fuori da quello che è di sfida e di prospettiva per il nostro paese. L'altra questione è la condizione sociale. Qui si è parlato di sanità, si è parlato dei grandi problemi che ci sono ed è giusto anche parlare del fatto che abbiamo perduto molto tempo, bisogna saperlo. Cioè, non tutto è neutro, perché se il presidente degli Stati Uniti d'America, che pure ha i suoi guai, nel momento più acuto della crisi ha deciso di prendere denaro pubblico e privato per salvare un'industria automobilistica e ha deciso di prendere denaro pubblico aumentando il debito degli Stati Uniti per dare un po' di sanità agli americani che stavano peggio, è una scelta diversa da chi ha deciso che bisognava fare i tagli lineari e togliere quello che è stato tolto alla gente che sta peggio nel nostro paese. È una cosa completamente diversa.
diversa, e se si è prodotta recessione in Europa facendo le scelte imposte, diciamo, dal sistema, e oggi tutti dicono alza la voce con la Merkel, la domanda è: ma perché non l'avete alzata allora la voce con la Merkel quando si produceva la recessione? È facile dirlo oggi, nel momento in cui la stessa Merkel si sta ponendo il problema di come portare la Germania stessa fuori dalla crisi, vista che la sua ricetta sta portando in recessione anche la Germania. Ma il problema è che la questione andava aggredita allora. E allora ritorna in campo la politica, per non farla troppo lunga. Il problema della politica oggi è se l'Europa diventa una federazione di stati e se l'Europa si dà un governo europeo. Perché finché non si affronta così la questione dell'Europa, possiamo continuare a discuterne, ma saremo sempre in una finta gestione dei problemi che tutti i paesi dell'Europa hanno. Quindi bisogna fare un governo europeo. Io posso sembrare anche un po' più, diciamo, hard di quelli che normalmente ne parlano. Bisogna difendere la moneta europea, bisogna difendere la moneta europea, perché se non si difende la moneta europea, quelli che vanno indietro sono quelli che stanno peggio in Europa e non quelli che stanno meglio. E difendendo la moneta europea bisogna fare un'operazione che sfidi effettivamente gli stati europei a darsi delle politiche industriali che siano, e delle politiche economiche che siano rispondenti a queste, a questo tipo, a queste esigenze. Quindi, per tornare, per concludere, il sindacato, prima la CGIL, adesso anche con le altre organizzazioni, abbiamo fatto proprio sabato scorso una grande iniziativa nazionale in cui abbiamo messo al centro le questioni che riguardano appunto come fuoriuscire dalla crisi e come affrontare i temi sia delle politiche sociali che delle politiche industriali, si cimentano esattamente con i problemi concreti e chiedono ai governi di rispondere sui problemi concreti. Adesso io non vorrei aver dato l'impressione che sono un tifoso particolare del governo attuale, ma la cosa che io guardo sono sostanzialmente i problemi della gente. Se noi non fossimo riusciti a far finanziare anche male la cassa integrazione in deroga, stasera non staremmo a parlare delle prospettive, staremmo a parlare di disoccupati in più. E allora un sindacato deve porsi problemi in questi termini. Poi è vero, e critichiamo perché hanno usato risorse che erano già nostre, è vero, perché le risorse non bastano, quelle messe in campo, ma bisogna sapere che in questa situazione dobbiamo essere in grado di portare a casa i risultati gradualmente. E l'altro risultato su cui bisogna puntare è quello di mettere in campo la vera giustizia delle giustizie, che è la giustizia fiscale. Questo paese non può andare avanti così, mentre si parla di crisi, mentre si parla dei problemi di cui stiamo discutendo, c'è ancora gente che si arricchisce perché non paga le tasse, c'è ancora gente che può evadere senza che nulla accada, c'è ancora gente che pensa che fare la patrimoniale vuol dire far scappare quelli che hanno i soldi dall'Italia. Non è così, perché quelli che hanno i grandi patrimoni in Italia non scappano, perché quei patrimoni stanno qua, non stanno da un'altra parte, e quindi bisogna avere il coraggio anche di fare quello. Perché la grande questione, assieme a quella generale dell'economia e del lavoro, è come si redistribuiscono le risorse, cioè come si fa in modo di gestire meglio e dare qualcosa in più a chi ha meno. E questo lo si può fare con la riforma fiscale. Insomma, se le pensioni non stanno aumentando da anni, e se si è scelto un sistema previdenziale e poi si dice che si vuol far lavorare la gente, come diceva l'altro ministro del welfare, aumentando l'età pensionabile, e poi diceva che i giovani dovevano trovare lavoro, c'era e c'è una grande contraddizione. Non possiamo pensare che la gente va a 67 anni in pensione, che i giovani vanno a lavorare. Non è possibile, perché
la quantità fa anche la qualità. Allora, o c'è un tema che riguarda la redistribuzione sia delle risorse sia del lavoro, oppure noi contiamo fesserie alle persone. I giovani vanno a lavorare se le imprese fanno gli investimenti, e le imprese devono farle adesso che hanno l'occasione per farlo, con gli incentivi. I giovani devono cominciare a imparare un mestiere, bisogna usare l'apprendistato, che è un altro sistema che abbiamo individuato per fare questa operazione. Le istituzioni e i governi devono fare in modo che le imprese possano stare a galla. E l'ultima cosa è che la crisi ha dimostrato che il sistema finanziario non governato fa dei guai. Le banche la devono smettere di pensare, le grandi banche, che sono loro che decidono, come i mercati, a chi dare e a chi non dare. Bisogna fare in modo che ci siano delle regole sulla finanza che impongano anche la possibilità di aiutare le persone e le imprese che ne hanno bisogno, dimostrando che facendo quegli investimenti risolvono i problemi anche del paese. Se lasciamo alle singole banche la scelta di decidere cosa fare, è evidente che anche quelle banche saranno soggette, come i privati, ai grandi speculatori. E io aggiungo, in una regione come questa saranno anche soggette alle pressioni, diciamo, non di natura eccessiva, effettivamente legale. Perché nel nostro paese, al sud come al nord, ormai i soldi girano perché li danno altri, non girano perché le danno le banche. E allora anche questo è uno di quei problemi che va aggredito con le regole e non con le chiacchiere. Bene, siamo grati al segretario della CGIL per questo intervento, che ha riproposto le questioni con indicazioni molto forti, anche con valutazioni politiche che al tavolo, mi pare, abbiamo tutti quanti condiviso, e sicuramente la platea. Grazie, non so se c'è qualche domanda, qualche breve intervento. No? La signora, brevissima però signora, le diamo 2 minuti. Trancianti, vedo che lei li vuol fare anche per me. Quello che dispiace è che stasera non ci sia il presidente della regione Calabria, al quale, attraverso la Guardia di Finanza, gli ho fatto una denuncia per omissione di soccorso. Mi dispiace ancora che non ci sia il signor avvocato, credo sia Scalzo, il quale si permette di dire che abbiamo perso molto tempo. Che cosa ha fatto lui in 1 anno e mezzo? Io giorni fa ero messa in croce in un corridoio del Pugliese e purtroppo mi sono dovuta bere una fiala perché non c'erano le siringhe usa e getta. E lui intanto accanto, e se l'avessi saputo l'avrei ridotto come sono io, cioè cieca. Io so che sei Wanda perché ci conosciamo di quando ero una sporca fascista, quando non ho detto no alla mafia dei miei colleghi, quella di Lamezia, quella di Palizzi, eccetera, eccetera, eccetera. Sono una sporca fascista degli anni 68, ho 70 anni, dicono che mio figlio non è morto ma è vivo, che vive coi soldi della droga. Io lo vorrei qua, che me lo portassero qua mio figlio, io non camminerei con un bastone da sola. Mio figlio era un ragazzo pieno di vita, però chissà per quale assurdo motivo fino a stasera dal pronto soccorso di Catanzaro non è arrivata la scheda di trasferimento a quello di Lamezia. Non credo che una mamma di 70 anni vuole dire che suo figlio è morto, non lo credo proprio, sfido tutte le mamme che sono qua a poterlo dire. Poi un'altra cosa ancora, io ringrazio Sergio Abramo e l'avrei votato anche se era nel partito dei grillini,
perché conosco la famiglia Abramo di quando suo padre, perché ho 70 anni, di quando suo padre faceva con la manovella le cose. Grazie a tutti, io vi auguro che facciate diventare Catanzaro la mia Catanzaro. Comunque tutto quello che qui è documentato sarà presentato alla Bocassini a Milano attraverso la Guardia di Finanza. Grazie a tutti, fate voi giovani la vostra. Qualcuno diceva che chi non si sente giovane vuol dire che è nato giovane. Io sono vecchia ma mi sento giovane perché a casa mia vengono di tutte le specie, italiani, stranieri, etiche, poveri. Grazie alla signora per l'intervento appassionato e anche per averci proposto la sua drammatica esperienza personale. Grazie. C'è qualcun altro che vuole fare domanda al segretario? Fuori orario? Abbiamo chiuso, allora grazie a tutti voi, grazie.